Mi pare davvero surreale che nessuno se ne accorga, o verosimilmente che i più, pur accorgendosene, facciano finta di niente, quasi come se fosse la cosa più normale del mondo. A cosa sto alludendo? Ebbene, al fatto che frasi stolte come le donne sono il solo futuro possibile, le donne sono superiori, il futuro è delle donne, vengano pronunziate quotidianamente in tutta normalità come se fossero frasi neutre, anzi positive, degne di essere accolte con giubilo e con entusiasmo. Ebbene, sono in realtà frasi con tutta evidenza arroganti, false e discriminatorie. E sono false, arroganti e discriminatorie tanto quanto se venissero predicate come un tempo erano al maschile. Se cioè si dicesse gli uomini sono il futuro, gli uomini sono superiori, gli uomini sono il futuro dell'umanità e così via. Da questo punto di vista, come non mi stancherò di ribadire, un cubo rovesciato resta pur sempre un cubo, e quindi anche il femminismo, così inteso, non è altro che un maschilismo al femminile. La vera lotta giusta e sacrosanta sarebbe quella che cercasse la pari dignità fra uomo e donna, pur riconoscendo l'evidente evidenza della differenza ontologica, del fatto cioè che uomini e donne sono diversi e complementari, o sono diversi ma con pari dignità, e formano nella loro diversità l'unità del genere umano che si riproduce ed esiste proprio in grazia di quella differenza ontologica, magnificamente espressa tra l'altro da Aristotele nel Degenerazione Animalium, allorché diceva che maschio è l'animale che genera in un altro, femmina è quello che genera in se stesso. Ebbene no, in quest'epoca di acque basse, come la chiamava Castoriadis, nella quale ci troviamo, in luogo della giusta lotta contro il maschilismo prevale una lotta per il femminismo che in realtà è orribile quanto il vecchio maschilismo, di cui è una variante al femminile. Il nuovo femminismo non dice pari dignità tra uomini e donne, no, dice se voi maschilisti dicevate che gli uomini sono superiori, noi femministe diciamo che sono superiori le donne. E in questo modo il femminismo diventa una protesi ideologica del liberismo neoprogressista che mira alla frantumazione del genere umano e quindi anche alla lotta in orizzontale fra gli ultimi, ossia la lotta di classe entro la stessa classe. I dominati saranno ora divisi oltre che tra fascisti, antifascisti, comunisti, anticomunisti, bianchi e neri, anche tra uomini e donne. In questo modo si nega l'unità ontologica del genere umano che sussiste proprio in grazia della differenza tra uomini e donne. Da questo punto di vista, contro il vecchio e nobile femminismo che rivendicava la piena dignità della donna, l'odierno femminismo individualista e liberista è un orrore ed è una protesi puramente funzionale all'ordine repressivo e fintamente tollerante della società a forma di merce di cui siamo abitatori.